termina in pareggio 1-1 la 25esima sfida dell'Adriatico fra Giulianova e San Benedettese, un risultato che al tirar delle somme non serve a nessuno, lasciando i giallorossi dopo metà classifica ed i marchigiani lontani dal primo posto. La squadra di Francesco Giorgini ha disputato un ottimo primo tempo, trovando il vantaggio con Censori e poi calando però nella ripresa al cospetto di una San Benedettese che ha avuto due ghiotte occasioni con Alessandro, prima di trovare il gol del pareggio con Pepe. Al quarto, dopo un sospetto tocco con la mano in area marchigiana di Pepe su cross di Di Stefano, Caetani in area si vede ribattere la conclusione da un difensore ospite. Passano due minuti e Gaetani in area effettua un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno di squadra riesca ad intervenire. Al tredicesimo si vede la formazione ospite con Baldinini che su punizione chiama alla parata con i pugni falso. Al diciottesimo brivido in area Giuliese dopo una respinta di Censori con la palla che termina sui piedi di Alessandro che non ne approfitta. E così al ventunesimo la squadra di casa sblocca il risultato. Pepe a 18 metri va a commettere fallo ingenuamente su Falsaperla. Si incarica della battuta Censori che fa passare la palla in mezzo alla barriera mettendo la sfera all'angolino di destra dove Cafagna non può arrivare. Esplode la gioia dei tifosi giallorossi che esultano per un vantaggio meritato e che mette la squadra di casa nelle migliori condizioni per il prosieguo della gara. La reazione della squadra marchigiana è debole e così alla mezz'ora è Falsaperla con un tiro angolato poi deviato a mancare il 2-0, così come accade al 38esimo quando su una conclusione potente di Mariani Cafagna non riesce a trattenere la sfera. Ancora Mariani un minuto dopo con una bella conclusione che termina di poco oltre la traversa. Il finale di tempo vede al 41esimo uno sospetto tocco di Viti su Mariani con il presunto fallo però iniziato fuori area e non ravvisato da Sartori di Padova. Nella ripresa al settimo Alessandro ha la più ghiotta delle occasioni per pareggiare ma trova falso a chiudergli lo specchio. La squadra di casa cerca di riproporsi in avanti ma al 23esimo è ancora il numero 7 della San Benedettese a sprecare dalle parti dell'estremo giuliese. Al 24esimo per gli abruzzesi ci prova Raparo che manca di poco il bersaglio. La San Benedettese ci crede e al 35esimo trova il pareggio. C'è una punizione di Naponano e la testa di Pepe che in area salta più in alto di tutti siglando il gol dell'1-1. Poi quasi più nulla con un tiro alto di Mariani al 46esimo e l'espulsione al 48esimo di Cichella per doppia ammonizione. Giorgini, allora 10 minuti alla fine è sfumata questa vittoria, un ottimo primo tempo del Giulianova, avete segnato un gol, avete avuto altre occasioni per segnare il raddoppio, poi nella ripresa c'è stato un calo. Ma c'è stata anche la reazione da parte della San Benedettese. Noi abbiamo il primo tempo abbiamo disputato una grande partita. Secondo tempo è normale che c'è anche la forza della squadra avversaria, è una squadra forte, però alla fine non è che abbiamo concesso molto. Dopo l'infortunio di Raparo è diventato un po' più difficile per noi, però alla fine ci può stare il pareggio contro la San Benedettese, contro una squadra forte. Abbiamo interpretato molto bene, poi alla fine è normale, il pareggio ci poteva anche stare. Ci dobbiamo salvare, non è semplice, abbiamo dei problemi. Domenica è un'altra partita difficile perché ci troviamo con Censore squalificate, non so adesso Raparo, il problema nostro è questo, perché se no alla fine ce la possiamo giocare lo stesso. So che il Fano è forte, però troverà anche a noi. Eravamo lunghi, non riusciamo a accorciare e non eravamo attenti su quello che abbiamo provato tutta la settimana. Poi ho cambiato modo di giocare, ho giocato con due centrocampisti, ho messo Napolano dietro Romano perché appunto per chiudere questi spazi che non riuscivamo a coprire. È andato un po' meglio, però giochiamo questi palloni lunghi che per me, se vogliamo arrivare, non esiste giocare così, assolutamente.